Una comunità unita in cammino sulle orme di San Giovanni Battista. Erano in molti, fedeli della parrocchia di San Lorenzo di Cogorno, ma non solo, che si sono riuniti sul piazzale dell'oratorio per celebrare il patrono con la messa solenne e uno spettacolo musicale a cura del corpo bandistico Città di Lavagna. Un momento atteso da molti dopo un lungo periodo di restrizioni. Per riprendere dopo un anno e mezzo di problematiche legate alla pandemia non era assolutamente semplice e speriamo che davvero questa serata rappresenti un punto di partenza per la nostra comunità. Con varie difficoltà che ci sono in questo momento siamo riusciti a poter fare una bella festa e la comunità ha partecipato e siamo contenti. All'interno dell'oratorio è conservato un quadro che raffigura la natività di San Giovanni Battista, che vuole ricordare come il battesimo sia un passo decisivo nella vita dei cristiani. Chi è San Giovanni Battista per questa comunità? È qualcuno che i nostri antenati che hanno vissuto in queste valli ce l'hanno consegnato, ma non ci hanno consegnato il momento del martirio, ci hanno consegnato il momento della natività di San Giovanni Battista, proprio forse per dirci: riguardate al vostro battesimo, a quel primo passo che avete fatto nel cammino di santità, di eternità, a quel cammino di essere cristiani, di seguire Cristo. A presiedere la messa è stato il vescovo emerito Monsignor Alberto Maria Careggio, che ha ricordato che San Giovanni è quello che ha preparato Gesù alla vita pubblica e ha parlato di lui non con mezzi termini ma con parole di fuoco. Giovanni è stato definito come l'uomo che vive per Cristo. Giovanni è l'uomo che per la verità ha dato la vita. Un esempio, averlo come patrono, ragazzi e signorine, giovanotti e persone adulte, non è facile. Pregare con coerenza a San Giovanni Battista vuole dire raddrizzare le nostre strade, o almeno guardare se sono diritte.